Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Mi rendo conto che è parecchio tempo che non pubblico un video, ma la scuola è iniziata anche per me. Essendo di quinto sto già iniziando a studiare tantissimo. Infatti oggi ho studiato dalle 2 alle fino a poco fa, saranno le 6 e mezza, quindi circa fino alle 6 e 20. Ho blaterato tutto il pomeriggio, quindi oggi non me la sento di fare un video recensione. Papinerei alla prima parola. Oggi voglio fare un video alternativo, un video di frasi del maestro e Margherita, perché quando io leggo trovo necessario sottolineare le frasi e segnare le pagine con queste linguette colorate. Oggi voglio leggervi quelle che secondo me sono le frasi più belle del maestro e Margherita. Premetto dicendo che presto farò l'analisi del libro, è un libro stupendo e per chi non l'avesse letto glielo consiglio. Iniziamo! La prima frase che vi leggerò è del capitolo Schizofrenia, proprio come si era detto. Il poeta aveva consumato così la sua notte, mentre gli altri banchettavano e adesso capiva che non poteva farla tornare indietro. Bastava sollevare la testa dalla lampada in alto verso il cielo per capire che la notte era irrimediabilmente perduta. I camerieri toglievano in fretta le tovaglie dei tavoli, i gatti che correvano qua e là intorno alla veranda avevano un'aria mattutina. Sul poeta cadeva inarrestabile il giorno. Voglio precisare che se a ogni taglio della scena, quindi quando riprendo a registrare dopo aver messo in pausa, mi vedete bloccata così a guardare nel nulla, significa che non capisco quando sto iniziando a registrare. Per sicurezza aspetto un pochino, speriamo di no comunque. Questa è probabilmente la frase che più mi è piaciuta del libro, nel capitolo La comparsa del protagonista. Portava fiori gialli, un brutto colore, svolto dalla Tverskaya nel vicolo e qui si rigirò. Lei conosce via Tverskaya. Lungo la Tverskaya passavano migliaia di persone, ma, lo giuro, vide soltanto me e mi guardò non con timore, ma in un modo direi morboso. E mi turbò non tanto la sua bellezza, quanto la solitudine straordinaria senza confronti nei suoi occhi. Obbedendo a quel segnale giallo, anche uscì nel vicolo e seguì le sue tracce. Andammo lungo il vicolo curvo e malinconico, in silenzio, io da un lato e lei dall'altro. E noti che non c'era anima viva nel vicolo. Io soffrivo perché mi sembrava che fosse necessario parlarle e temevo di non riuscire a spiccicare parola. Se ne sarebbe andata e non l'avrei mai più rivista. E pensi, fu lei a dire all'improvviso, «Le piacciono i miei fiori?» No. Lei mi guardò stupita e all'improvviso, del tutto inaspettatamente, capì che per l'intera mia vita avevo amato proprio quella donna. L'amore ci si parò davanti come l'assassino spunta da sottoterra nel vicolo e ci colpì entrambi all'improvviso. Così colpisce il fulmine, così colpisce il pugnale. Lei però in seguito disse che non era stato così, che noi ci eravamo amati naturalmente da tempo, senza conoscerci, senza esserci mai visti. Così lei diceva che quel giorno era uscita con i fiori gialli tra le mani perché io finalmente la trovassi e perché se non fosse accaduto lei si sarebbe avvelenata in quanto la sua vita era vuota. Sì, l'amore ci colpì all'istante. Io questo lo seppi quello stesso giorno, appena un'ora dopo, quando ci trovammo senza accorgerci della città, nei pressi delle mura di Cremlino, sul lungo fiume. Parlavamo come se ci fossimo separati la sera prima, come se ci conoscessimo da molti anni. Decidemmo di incontrarci il giorno dopo, proprio lì, lungo la Moscova, e ci incontrammo. Il sole di maggio ci illuminava e presto, ben presto, quella donna divenne la mia moglie segreta. Penso sia stupenda. Ci troviamo ancora nel capitolo La comparsa del protagonista. A me accadde una cosa strana, come spesso mi è successo nella vita. All'improvviso mi feci un amico. Sì, sì, pensi, io, in genere, non sono inclina ad avvicinare la gente, ho questa maledetta peculiarità. Mi riesce difficile legare con la gente, sono timido e sospettoso. E pensi, nonostante tutto questo, una persona imprevedibile, inattesa e somigliante esteriormente, il diavolo sa cosa, penetra nella mia anima e mi piace più di tutti. Mi riconosco parecchio in questa frase perché sono esattamente come si è descritto. Il capitolo in questione è Il sogno di Nikanor Ivanovic. Quante volte vi ho detto che sottovalutate l'importanza degli occhi umani? Capite, la lingua non può nascondere la verità, ma gli occhi mai. Vi pongono una domanda improvvisa, voi non muovete muscolo, per un secondo vi dominate, sapete che cosa bisogna dire per nascondere la verità e parlate con grande capacità di persuasione e nemmeno una piega appare sul vostro viso. Ma purtroppo la verità, che la domanda ha suscitato dal profondo dell'anima, per un attimo balena negli occhi e tutto è finito. Viene notata e vi siete traditi. Siamo ancora nel capitolo Il sogno di Nikanor Ivanovic.
Ma, grazie alle sue grida, l'allarme si trasmise alla stanza 120, dove il malato si svegliò e cominciò a chiedere la propria testa, e nella 118, dove entrò in agitazione un maestro sconosciuto, che nell'angoscia si torceva le mani, guardando la luna e ricordando l'amara ultima notte autunnale della sua vita, la striscia di luce sotto la porta dello scantinato e i capelli scarmigliati. Dalla stanza 118 l'allarme attraverso il balcone volò da Ivan, che si svegliò e pianse. Ma ben presto il medico calmò tutti gli irrequieti malati di mente e quelli si addormentarono. L'ultimo a prendere sonno fu Ivan, quando già cominciava ad albeggiare sul fiume. Dopo che i medicinali gli ebbero calmato il corpo, la quiete raggiunse il cervello, ma come un'onda lo sommerse. Il suo corpo divenne leggero e nella testa il sonno soffiò come una tiepida brezza. Si addormentò e l'ultima cosa che udì da sveglio fu il cinguettio degli uccelli all'alba del bosco. Ma anche questo si spense e cominciò a sognare che il sole stava già calando sul Calvario e che il monte era circondato da un doppio cordone di soldati. Questo, diciamo, inaugura il prossimo capitolo ed è il racconto del maestro, che è un racconto parallelo riguardo la vita di Gesù e la sua morte. Siamo nel capitolo Il volo. E all'improvviso il selvaggio scempio cessò. Scivolata al terzo piano, Margherita guardò nell'ultima finestra provvista di una leggera tenda scura. Nella stanza ardeva una debole lampadina sotto il paralume. Nel lettino, con le sponde a rete, c'era un bambino di 4 anni che tendeva l'orecchio spaurito. Non c'era nessun adulto nella stanza. Evidentemente erano tutti scappati via dall'appartamento. «Spaccano i vetri», disse il bambino e chiamò «Mamma!». Nessuno rispose e il bambino allora disse «Mamma, ho paura!». Margherita scostò la tenda e volò dentro dalla finestra. «Ho paura», ripete il piccolo tremando. «Non temere, non avere paura, piccolino», disse Margherita cercando di addolcire la sua voce da criminale resa rauca dal vento. «Sono stati dei ragazzacci a rompere i vetri». «Con la fionda», chiese il bambino che non tremava più. «Con la fionda, con la fionda». «Distenditi», ordinò Margherita. «Metti la mano sotto la guancia e mi sognerai». «Sì, ti sognerò», acconsentì il bambino. Immediatamente si mise disteso con la mano sotto la guancia. «Ti racconterò una favola», disse Margherita, e pose una mano ardente sulla testa priva di capelli. C'era una volta una zia. Lei non aveva figli e non era felice. All'inizio lei si mise a piangere, poi diventò cattiva. Margherita tacque, tirò via la mano, il bambino dormiva. Ho acceso una luce perché ho notato che stavo diventando sempre più scura. Un po' troppo. Ok. Siamo nel capitolo A lume di candela. Lo sguardo di Margherita era tirato dal letto sul quale sedeva colui che, ancora pochissimo tempo prima, il povero Ivan, ai patriarsi, aveva tentato di convincere dell'inesistenza del diavolo, e proprio quell'inesistente stava seduto sul letto. Questa è una parte di quella storia parallela riguardo Gesù di cui vi ho detto prima. Il capitolo è la sepoltura. Ed è il dialogo tra Matteo Levi, che a quanto capito è l'apostolo di Gesù, e Ponzio Pilato. «Non riuscirei a uccidere te», rispose Levi, digrignando i denti in un sorriso. «Non sono tanto sciocco da crederci, ma ucciderò Giuda di Cariot. Dedicherò a questo il resto della mia vita». E qui un velo di gioia si diffuse negli occhi del procuratore, che chiedendogli di avvicinarsi con un gesto alla mano disse a Levi: «Matteo, non ti riuscirà di farlo, non preoccupartene, Giuda è stato già ucciso questa notte». Levi si allontanò con un balzo dal tavolo, lanciando sguardi selvaggi, e gridò: «Chi lo ha fatto?». «Non ingelosirti», rispose Pilato, digrignando i denti e stropicciandosi le mani. «Temo che avesse altri discepoli oltre te». «Chi è stato?», chiese ancora Levi in un sussurro. Pilato gli rispose: «Sono stato io». Penso che questo sia di grande impatto, perché per chiunque conosca, diciamo, non precisamente la storia di Gesù, si sa che Pilato fu uno dei, diciamo, responsabili della sua morte. In questo caso Bulgakov vuole, non so, redimere l'immagine di Pilato. Lo trovo molto d'impatto. Reputo questa frase molto interessante perché fa alcuni riferimenti letterari molto carini. Il capitolo è Le ultime avventure di Korovev e Behemoth. «Bah, questa sarebbe la casa degli scrittori. Sai, Behemoth, ho sentito cose buone e lusinghiere di questa casa. Fai attenzione, amico mio, a questa casa. È piacevole pensare che sotto questo tetto trovi riparo e maturi una folla di talenti.
Come ananas nelle serre, disse Behemoth, e, per godersi meglio la casa color crema con le colonne, salì sulla base di cemento della cancellata di ghisa. È assolutamente vero, concordò Korovev con il suo inseparabile amico, e una dolce emozione mi suscita nel cuore il pensiero di che in questa casa, in un momento, va maturando il futuro autore di un Don Chisciotte, di un Faust, o il diavolo mi porti di un'anime morte, eh? È spaventoso pensarlo, convenne Behemoth. Sì, continuò Korovev. Possiamo attenderci cose meravigliose dalla serra di questa casa, che raccoglie sotto lo stesso tetto alcune migliaia di martiri che hanno deciso di donare la propria vita mettendosi al servizio di Belpomene. Melpomene, non so pronunciarlo. Poligna e Talia. Poi continua un po' giù ed è ancora una volta una citazione, diciamo un riferimento letterario. Le loro tessere e osservava con stupore il pince-nez rotto di Korovev, il fornello di Behemoth e la manica del suo vestito lacerata. «Mi scusi tanto, quali tessere?» chiese Korovev meravigliato. «Sono scrittori?» chiese la donna a sua volta. «Certamente sì», rispose Korovev con signorilità. «Le loro tessere?» ripete la cittadina. «Gioia mia!» cominciò carezzevole Korovev. «Io non sono la gioia di nessuno», lo interruppe la donna. «Oh, come mi dispiace!» disse deluso Korovev e continuò. «Allora, se non l'aggrada d'essere la mia gioia, cosa ne sarebbe stato assai piacevole? Può non esserlo, ma per provare che Dostoevsky è uno scrittore, bisogna forse chiedergli la tessera? Prenda invece 5 pagine qualunque di uno dei suoi romanzi e, senza tessera, si convincerà che ha a che fare con uno scrittore. Io ritengo che lui non avesse alcuna tessera». Carino. Siamo nel capitolo «Il destino del maestro di Margherita è segnato». «Ma dovrei rassegnarti a questo», replicò Woland, e un sorriso increspò la sua bocca. «Sei appena apparso sul tetto e già hai fatto una sciocchezza e ti dirò quale è il tuo tono. Hai pronunciato le parole come se non riconoscessi le tenebre e il male. Sii tanto cortese da riflettere su questa domanda. Che cosa sarebbe il tuo bene se non ci fosse il male? E come apparirebbe la terra se non ci fossero le ombre? Le ombre nascono dagli oggetti e dalle persone. Ecco l'ombra della mia spada. Ma ci sono le ombre degli alberi e degli esseri viventi. Non vorrei per caso sbucciare tutto il globo terrestre buttando via gli alberi e tutto ciò che è vivo per godere nella tua fantasia della nuda luce». Il capitolo è Il perdono e il rifugio eterno. Parla di Ponzio Pilato, visto dopo la vita, quindi non so definirlo se paradiso o altro, ma comunque nel suo al di là. C'è da dire che Pilato era stato rappresentato nei vari racconti come comunque sempre accompagnato da un cane, il suo fedele servo. E qui è presentato al lettore dopo la sua morte, appunto. «Così vorrei mostrarle il suo eroe. Da circa 2000 anni siede su questo spiazzo e dorme, ma quando c'è la luna piena, come vede, soffre di insonnia. L'insonnia non tormenta soltanto lui, ma anche il suo fedele guardiano, il cane. Se è vero che la vita è il peccato più grave, forse il cane non è colpevole. L'unica cosa di cui ha paura è il temporale, ma chi ama deve condividere la sorte dell'amato». E così concludo il video su Il maestro e Margherita, che consiglio nuovamente a tutti perché lo reputo un libro veramente bellissimo, uno dei miei preferiti, l'ho divorato nel giro di 2 settimane. Con questo concludo il video e vi saluto, alla prossima!